inizia la lezione. Mamma, che caldo. Oggi proprio non se ne può. Siamo a metà ottobre e l'afa continua a farsi sentire. Se ad ottobre fa così caldo, considera a giugno. Proprio quest'anno che abbiamo gli esami. Che Dio ce la mandi buona, raga. Sta arrivando il professore di storia, ha portato anche i compiti. Sembra di essere in Siberia. Rocco, ma si sente bene? Qui siamo a temperature polari. Sciarpa, cappello, guanti. Quanto mi manca il mio nome di caccia. Ma come hai potuto? Napoleone sarebbe una donna? Cattari! Ma è una cosa impressionante! L'Inghilterra, per te, è uno stato americano! Temperature polari! Tutto congelato, voglio! Io non vi faccio ammettere! Ma dove state con la testa? Alla buca di Bacco o al ciclope? Le vacanze sono finite! Ma lo capite o no? Chi me l'ha data la promozione storia? Voi, professor? Ma roba da pazzi! Il Parmenide ha diplomato la gente più importante del nostro Cilento. Professionisti che hanno dato lustro alla nostra scuola, come sottoscritto, modestamente. E voi, siete la vergogna di questo istituto, dovreste sprofondare! Non sarebbe niente male, professore. Qua sotto c'è la terza C del magistrale, e ci sono guaiune che ti fanno girare dopo. Antere lancunnus te terrima belli causa. Nescis o canno, sit nobis, periculum difficillimum, facendum ne che segue, sit nos studere, magna cum peritia, omnibus argumentis. Deberemus a nostris illustribus adalis, discre doctrinam et humanitatem, non operam semper tantunque virginibus dare. Ad fortasse, nome ministri, in doctrini carissime, historia, esse magistram, vitae. Bravo, Rodak! Bravo! Tu sì che hai ragione! Finalmente qualcuno che le temperature le fa alzare! Scusate, prof, ma perché se chi ha ragione? Chi ha detto? Questo in verità non l'ho capito!